di San Pasquale sorge sui resti della vecchia icona dedicata alla Madonna dell'Addolorata. La sua statua è tenuta all'interno della chiesa di Santa Maria degli Angeli. Di fianco a questa chiesa era stato fondato in precedenza il convento di San Pasquale, in onore del santo spagnolo Pasquale di Bailón. Nel lontano 1408, Tommaso Bellacci, da Firenze, dei frati minori osservanti, visitò le terre frentane per predicare l'osservanza ed aprire nuovi conventi nei territori di Sant'Angelo, in Puglia, di cui Atessa faceva parte. A Vallaspra ricevette il dono di vivere l'emozione della preghiera e l'intensità del mistero della croce di fronte all'affresco di una pietà raffigurata nella cona di una rozza cappelletta votiva. Egli si prodigò fin da subito per l'edificazione del convento, che fu inaugurato nel 1430 da padre Nicola da Osimo. La chiesa e il convento adiacente formano il monastero stesso, nel quale alloggiavano alcuni pellegrini che iniziarono a produrre autonomamente i loro sai francescani, allestendo così il luogo come un vero e proprio lanificio. Ma conobbe un periodo di decadenza durante le spedizioni napoleoniche. All'interno del chiostro del convento è stato costruito il pozzo a ricordo del miracolo del 1709. Nel 1709, durante un terribile periodo di siccità, il padre guardiano Antonio De Ritis prese un poco d'olio dalla lampada di San Pasquale, o più verosimilmente dalla lampada del Sacramento, e lo versò nel pozzo, implorando con fede che Dio benedicesse quel pozzo e mandasse dell'acqua per ristorare i cittadini. Il miracolo si manifestò e i monaci e l'intera popolazione di Atessa e dei paesi vicini furono dissetati. Caratteristico laghetto che abbellisce lo spazio laterale del convento è una riproduzione della famosa grotta di Lourdes che rimanda all'apparizione della Vergine alla pastorella Bernardina. Il territorio di Vallaspra, in cui sorge l'edificio, prende il nome dalle terre aspre e sterili che inizialmente non erano coltivate. Perché mi chiami Aspra, se la valle è germoglia di gigli? Correggi, chiamami Amena, difatti è un vero paradiso. Questa iscrizione è scolpita su una lapide al di sopra del portone della chiesa, nel convento di Santa Maria degli Angeli. In tempi più recenti è diventata soprattutto famosa la chiesa, la quale presenta una navata unica. L'aspetto più curioso è la cappelletta intitolata a San Pasquale Bailón, santo legato alla tradizione popolare, che fu fatta erigere da un ricco signore atestano in occasione dei lavori di ristrutturazione legati al terremoto. Insieme a questa fu eretto, a partire dal 1665, un portico a 5 arcate a tutto testo, con paraste e volte a crociera in laterizi, che conferisce eleganza ed armonia alla struttura esterna. Ogni anziano del territorio ricorda le colonie che, in particolare durante il periodo fascista, i bambini facevano in questa zona. Seguite dalle assistenti, tra cui anche mia moglie, raggiungevano lo spazio sulla vicina collinetta e iniziavano i giochi. In questi momenti l'ambiente del convento si riempiva di risate, di canti e di spensieratezza. Attualmente, da quando i missionari Dentes hanno abbandonato il convento, circa un anno fa, ad inizio 2020, questo edificio è nelle mani del comune. Sprigiona ancora, però, il profumo di santità che lo ha attraversato nei secoli, ravvivato dalla preghiera dei tanti religiosi e laici che, nella sua pace, hanno trovato Dio.